dimostrano veramente che cos'è l'amicizia, perché con tutto quello che si sente nell'amicizia non si crede più, ma invece l'amicizia esiste ancora, per fortuna. C'è anche Rosario in diretta, tutti in diretta siamo. Voi avete salutato gli amici che sono in diretta? Vi facciamo salutare Giacomo.
vero, la lontananza fa dimenticare solo chi non sa, ma giusto? E viva sempre l'amore, anche da lontano. Sombra sempre innamorata,
amici di Mamma Rosa. Ragazzi, perdonateci per ieri sera, per questa sera che non ci saremo, ma ritorneremo presto, eh? Siamo sempre con quello che fuori. Sporchi muore non so sincero, oh ma quanta mi contrasta, oh ma quanta mi resista, voglio bene solo a te, e tra manna mi accedesta. Una malanconica amore, non so scopo. Agnello, auguri Agnello. Tuccio, Sandro Bellaconte, bellissimo Albertuccio, sempre con i suoi, con le sue mille risate che ci fa fare. Lo possiamo ascoltare anche mille volte il suo spettacolo, ma le ripetute mille volte, c'è poco da fare. O breve di scoppi e con scoppiate. Bailando, 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 bailando. Dal Canada, la mia sorellina Carmela Muto. Sì, me la ricordo perché entra sempre nelle sue dirette, c'è sempre Carmela Muto, la sorella, molti la vedo nei commenti, la saluto, le do un fortissimo abbraccio e un bacione grande. Angelina Reino. Angelina Reino, un bacione grande anche a lei. Donatella Colusso. Lo Russo, Donatella Lo Russo. Rosario, tu chi sai di qua? Allora, io qui c'ho Bertuccio, no, che ci ha scritto ciao grande, sempre così. Vabbè, tu lo sai, però mai ci abbiamo fatto così. Grande sei tu, ma si fa la snella, snella. Aropo chiamammo snella. Aropo mi chiamato snella. No, vabbè, Bertuccio ce l'ha con te sicuramente, Sandro, ti chiama Bertuccio. Che cosa, Sandro, grande?
grande, sì. 1,60 Samsung. Bravo, 1,60 1,60 Perfetto. Quindi un attimino solo parla, remember un attimo, tu parla un attimo, sì, mentre sì. Io qui parlo, canto. Ah, intanto no, io voglio girare la telecamera perché intanto qui si preparano per i primi piatti e io vorrei far vedere che cosa bolle in pentola, tutte squisitezze della pizzeria italiana qui a Moringen, giusto? Dico bene? Sto imparando un sacco di cose qua in Germania, ragazzi, è bellissimo. Sto diventando tedesca, forse una venga a Germania. No, penso che allora no, la cosa è che la Germania tu e lui si massa, o vengi o vieni tu, decido. Tutto tu appresso a me non può stare, forse non è chiaro. Tu appresso a me non può stare. No, o se stai a Napoli, grazie a Dio, avanti mo e me ne vengo a Germania. Dammici un po' di tempo per pensare, dai un po' di tempo per pensare, poi faccio sapere. Ma non ci spartimo, non mi preoccupare. Ma non ci spartimo. Indubbiamente sì. Noi vi vogliamo tutte e due. Hanno nuova vita nuova. Cioè Marco, tu vuoi a lui? Non ho capito. No, ma a tutti e due. Ah, a tutti e due? No, vengo su lì e meglio, Marco. Dai, Rosario. Rosario, ti cedo il tuo caro telefonino. Sì, cedimi a me. Fai le tue famose dirette, sì. Chilometriche. Allora, un bacione a Luigi. Mi sono accorto che ieri sera abbiamo fatto una diretta di 2 ore. Luigi, domani stiamo da te a Francoforte. Luigi, un bacione grande, domani. Un augurio a tutti coloro che si chiamano Aniello, perché oggi è Sant'Aniello in Italia. Auguri. Vogliamo dire a Luigi preparare spaghetti rinda a ruota con parmigiano. Che ti ha preparato Luigi? Gli spaghetti allora, della quello non sono i spaghetti. La quella è pasta e patana. E pasta e patate lì di. O stato in Zalamena lui. Avvocato. È un onore avere qui chi sta guardando la nostra diretta da Napoli. L'illustre avvocato Rosa Rolando. Qui mando un bacione a Rosa, ecco qui. Anche gli avvocati ci vogliono. Avvocato, con la pesta mi serve, avvocato. Allora, sì. Sì, è civilista lei. Ma io penso che Rosa, se io la chiamo per il divorzio, per farmi dividere da Daniela, Rosa Rolando dice no, tu si passa, tu faccia stesso divorzio. Non sarò mai il tuo avvocato, mi dirà Rosa. E noi ci rivolgeremo a qualcun altro. Giusto. Io già so, tu ti rivolgerai a Bruno, all'avvocato Bruno. A quel punto Rosa, tu mi devi. Ma sì, tanto Rosa, Bruno me l'ha fatto già, lui faceva un pro secondo, non ci sta. Tranquillamente proprio, tra voi su cui sono ci sono propriamente problemi. Antonio Fabozzi, ciao, buon pomeriggio, buon fine settimana. Allora ragazzi, io vi dico una cosa, noi qui in Germania. Tutti quanti dicono a Germania, sì, da un lato sì, posso confermare, ho fatto la Germania è fredda, però se stai più qua a Napoli, voglio perché non ne ho meno, questo lo posso dire. Poi, vabbè, tu quanti hanno l'abitudine solo di cose solo io sono uno che si adatta, e mi adatta adattandomi, già ho trovato un posto dove io sicuramente avrò, dove potrò mangiare un piatto caldo, mangiare italiano sicuramente sia il giorno che la sera, su questo già può mangiare sono apposta, perché verrò alla pizzeria Trattoria qui dai miei amici calabresi, la pizzeria Italia da Antonio, muove lo faccio vedere Salatrena, ecco che sta salando, ecco qui. Cosa che io oltretutto bellissime persone, i nostri amici calabresi, devo dire. Cosa che io vi dico una cosa, se venite qui in Germania a Moringen, qui si dice. Moringen. Lo dico meglio io, quindi state a Napoli. Ok, quindi dillo tu, se venite qui in Germania a Moringen, dovete passare obbligatoriamente per mangiare la cucina italiana. Dovete passare qua per la pizzeria Trattoria Italia, solo che secondo me è tenuto un peperoncino a Juca, ci vuole la pomitrocina, non svegliamo tutti il calabrese tocca, ieri sera facevi già come ieri sera facevi, e quando mi ha portato a bimba
L'hai detto di cosa ti sei mangiato ieri dopo antipasto? Primo. Ho chiesto ad Antonio perché ero curioso di mangiare la pizza qui. Disse a lui, allora disse, facciamo un po' di carne. No, onestamente, carne, no, voglio mangiare la pizza. Dopo antipasto e primo piatto, Luigi, se ci sta ascoltando adesso, declina l'invito, dice vai tu, rimane Spagna da vedo e salva casa vostra, perché a me gli altri fanno questi non ha mangiato. No, Luigi già sa come mangio io, quindi per Luigi questi problemi non ci sono. Per Luigi, lui confermalo. Io mangio poco, Luigi, va bene, così compensiamo la spesa sua per la mangiare. Mangia una volta al giorno, mangia, la mattina a sera. Vince, diciamo, diglielo tu, diglielo. Un bacione a Lucia, da Luigi, un bacione a loro, tutto lo Maurizio, il presidentissimo in diretta, Maurizio Di Mare, anche lui con noi. Bacione Maurizio, sempre con le sue qui, mille poesie. Mille poesie, sui buongiorno a tutti, tutti che hanno una loro storia, una loro cosa. E un significato. Bene ragazzi, noi abbiamo... Rosario sta parlando con voi, ma si sta un po' distraendo, perché di là sta arrivando a mangiare, quindi non vede l'ora di assaggiare anche le altre cose. Stanno pigliando tutto quanto, là, è solo il soprannato, ma lasciate qualcosa pure a me. Perché voi facite nemiche, ve lo fate nemico. Voglio capirmi, mi lasciate qualcosa. Antonio? Ma tanto Antonio ti prepara per te. Tu già sai il principe, il posto, dov'è il posto del principe? Vicino al sul cuoco. Sul trono? Vicino al cuoco, in cucina, col cuoco. Che bella parola. Quello sarà il mio posto, quindi potete pure mangiare. Ma in da cucina, rimanga a bere direttamente. Dal produttore al consumatore faremo. Quindi per adesso noi ci salutiamo. Sì, la diretta, la prima diretta la concludiamo qui, lasciandovi un buon fine settimana con coloro che adesso usciranno, inizieranno ad andare fuori a fare un po' di spese per il Natale. Vabbè, poi ci risentiamo dopo, ci saranno, faccio i miei cover fuori, i fritterini, i miei cover fuori, ecco, uscirà una parte e entrerà un'altra parte. Un augurio a Pompeo. Auguri a Pompeo. Pompeo, tu sarai sulla diretta di Giacomo. Vabbè, noi salutiamo i nostri, ma ci sono anche gli amici di Giacomo in diretta sul profilo di Giacomo. Certamente, un bacione alla signora Patrizia. A tutti. Ciao, sì. Ragazzi. Con un abbraccio e un bacione forte a tutti i tuoi. Allora, signora Patrizia, per la sua canzone, se lei si connette dopo, fra un 10 minuti, appena la vedrò connessa, vi canterò la vostra canzone con il permesso qui sicuramente. Ah, la signora Patrizia Marrazzo. Signora, è per forza. La signora Patrizia Marrazzo. Ti amo troppo. Si dice in arabo. Questa è la canzone, ti amo troppo. Glielo dico da Luciano. Stai dicendo qualcosa scorgi, signora Patrizia, come sempre. Che c'ha un carattere brutto, il marito non sa come fa a sopportarlo. Quindi signora Patrizia, tra 10 minuti lei verrà in diretta, io appena la vedrò, l'appena lo sa, ti stanno salutando tutti quanti che non supportano più, ti la cercherò appena la cercherò. Ti vedo fare così con è la tutto piccerillo che vi vedrò così, vi canterò la canzone. Vabbè, allora signori e signori, il primo piatto mi aspetta, quindi... Allora amici nostri, amici di Giacomo, amici nostri, amici vostri, a dopo.